Eccoci in diretta dalla Fiera del Mediterraneo, sempre Expo Cook 2023, una grandissima fiera, bellissima da visitare. Adesso sono con Antonio Mattaliano. Salve qui, a tutti. Che oltre che essere un amico, insomma, abbiamo fatto tanti lavori insieme. Sì. Ma c'è, credo che sia il vostro stand è quello più innovativo in assoluto. Sì, in assoluto siamo i primi Holo a vendere. Holoweb è l'azienda in assoluto che vende sia sistemi olografici sia display touch, che hanno ovviamente uno sviluppo per qualsiasi tipo di azienda, sia enti scolastici oppure per ambulatori, medici o per appunto, negozi che vogliono essere i primi ad avere la tecnologia, e quindi chi è avanti con la tecnologia è molto più presente rispetto ad altri. Ecco, proviamo a far capire ai telespettatori, lo descriveremo ma lo vedremo perché le nostre telecamere sono pure in giro, quindi tra poco faremo un salto anche da voi e vedremo delle immagini. C'è molta curiosità perché con questi ologrammi, no? Sì, assolutamente. Riuscite a fare cosa? Allora, gli ologrammi servono a comunicare ovviamente dei messaggi con delle immagini tridimensionali che possono anche interagire col pubblico, cioè nel senso loro ti possono ascoltare come una sorta di sistema dell'Amazon, non voglio fare il nome, e quando ti ascoltano ti possono rispondere, quindi una sorta di hostess virtuale una sorta di figura umanoide che ti parla e ti comunica. Ovviamente noi abbiamo sviluppato tutti i sistemi per ogni tipo di azienda. L'immagine della signorina che ti parla già ti fa entrare su un nuovo livello di comunicazione. Noi stiamo sperimentando la nostra ricerca e sviluppo, si occupa proprio di avere dei sistemi che seguono le varie necessità. Ecco, chi può utilizzare questi sistemi? Cioè, a chi è rivolto? È rivolto a qualsiasi tipo di azienda, sia medical, sia negozio dalla gelateria, alle hall degli alberghi. Cioè, tu materialmente, a parte che la regia adesso sta mandando anche delle immagini degli stand, può darsi che passeremo tra qualche istante dal vostro stand, si chiama Holoweb, lo dico per la regia in collegamento con noi. Ecco, io sto passeggiando, tutto un tratto mi vedo in una vetrina questa specie di magia. Molti la vedono come una sorta di magia, si attraggono perché non capiscono che cos'è, perché vedono un'immagine luminosa che gira su se stessa, che attrae comunque appunto delle immagini fatte di un certo studio, e quindi loro vengono attratti proprio dalla luce di queste immagini. È il sistema della dimensione virtuale, no? Sì, che oggi... assolutamente quello. Per quanto riguarda le immagini, oggi o sono su display, o sono sui telefonini, o sono su delle proiezioni. Noi abbiamo una sorta di nuova idea olografica, che è quella fatta di luce, e quindi con dei tanti piccoli pixel che si accendono quando sono attivi. E quindi la gente non riesce a capire da dove arriva questa forma di luce. No, ma la cosa pazzesca è che tu puoi interagire. Può interagire. Se tu stai camminando per strada, ecco, vi do questa cosa, no? Saluti e loro ti salutano. Sì, questa Mamma è la novità in assoluto. Cioè, puoi anche comunicare e lei ti risponde. Belle cose. Io, per esempio, sono in un negozio di hi-fi, per esempio, e dico, senta, ma c'avete per caso questo prodotto? Assolutamente. E lei ti può rispondere. No, sì. Questa è l'evoluzione comunque che già l'abbiamo, sia con Alexa e con gli altri dispositivi che abbiamo nei cellulari. Noi implementiamo le due cose, quindi una sorta di intelligenza artificiale che ti ascolta e che ti comunica visivamente. Senti, ma scusami, adesso non voglio fare preoccupare Tony che è in studio, non lo voglio fare preoccupare, perché lui è un conduttore televisivo, ma questo può sostituire conduttori? Sì, può sostituire tanti tipi di lavori. Ovviamente Tony, preoccupati, perché qua ovviamente con gli ologrammi... i lavori, quelli manuali rimarranno, sostituiranno e aumenteranno ovviamente la gestione tra il pubblico e... No, allora, scusami Antonio, noi siamo amici, quindi un esperimento in televisione lo dobbiamo fare. Certo, giusto? Assolutamente, lo faremo sicuramente. Dai, a livello è pratico, lo possiamo anche fare oggi comunque. Che bello, cioè io posso scegliermi la presentatrice. Assolutamente. Ologramma con una gran gnocca che mi... Noi siamo, tra parentesi, posso scegliere pure come la voglio? Sì, ne abbiamo già preimpostate. No, vabbè ragazzi. Ma la cosa bella è comunque che noi stiamo facendo una sorta di video cellulari che possiamo parlare con le persone a distanza. Ecco. Noi lo facciamo con l'immagine olografica. È una sorta di video meeting olografico. Ah. Quindi tu puoi essere a Milano
Sì. Tu parli con una persona che realmente è a Palermo. Cioè tu in quel momento la puoi vedere accanto a te. Perfetto, può essere anche a Milano, ma la vedi fisicamente. No, ma questo è spazio, io mi ricordo, io sono antico, no? Questo è spazio sì, 1999, te lo ricordi che facevano vedere queste cose? Sì, sì, sì. Mamma mia. È una, tutti gli effetti una videoconferenza olografica. La videoconferenza olografica. Adesso la facciamo con gli monitor e con i cellulari. Con l'ologramma siamo a livello molto più avanti, perché tu vedi davanti una persona come se fosse lì davanti a te, come se fosse proprio dal vivo. È già l'abbiamo, allora, che è visibile al padiglione. Mi permetto di dire, a parte questa, cioè quando io tornerò in studio, caro Tony, avrò accanto una mia partner in ologramma che sarà buonissima. Quindi editore, non assumiamo più conduttori e cose, perché c'è, cioè, la cosa che mi fa veramente impazzire, lo dico a quelli che ci stanno seguendo da casa o sulla nostra piattaforma multimediale, perché siamo dappertutto. Assolutamente. Questa cosa che loro ti rispondono, cioè qual è il sistema che recepisce le tue parole e ti risponde? Abbiamo delle, ovviamente delle risposte già preparate, ecco, sono base. Precostituite, ce ne sono, è una sorta di memoria, no? Sì, lei percepisce tutto quello che tu dici e poi ti diamo delle scelte. Le scelte possono essere apparse visivamente sullo schermo. Okay. Tu devi soltanto interagire sulla tua domanda, su quello che tu vuoi fare. Esatto. Lei ti suggerisce le altre domande su adesso su voglio andare di non so se siete già pronti. No, tra ma un mezzo a casa chi sta guardando la TV può interagire con l'ologramma, con la conduttrice, come la chiamiamo? Conduttrice olografica, sarebbe. Olografica, sì. Ecco, conduttrice olografica. Sì. Cioè da casa con le smart TV mi viene da pensare forse si può interagire. No, ancora l'interazione tramite lo schermo non si può fare. Neanche con i touch? Con i touch sì, assolutamente. Capito. È una sorta di ologramma dentro il touch, quindi è come se fosse una forma di nuovo modo di comunicare con un'altra persona. Allora, se io, noi abbiamo preso i touch, no? Sì. In TV. Sì, sì, sì. Quindi, sì. Se io in TV ho un touch. Sì. E quella conduttrice olografica. Sì. Io interagisco con le domande come dicevi tu prima. Sì, sì. Lei in TV risponde? Si deve impostare, si può fare, certo che si hai può visto? Fare. Si può fare. Ti ho dato un'idea. Sì, però. Sì, sì, sì. Dimmelo che ti ho dato un'idea. No, assolutamente, si può fare. Io sono proprio ormai proiettato. Prendiamo sempre suggerimenti anche da capito, tante fonti, perché con la TV si deve sempre evolvere. Puoi creare un'interazione pazzesca. Assolutamente, sì, sì. Noi sì, che sì. Facciamo milioni di telespettatori, sì, pensa sì, cosa sì, può sì. succedere. No, ma in effetti si può interagire in una forma, diciamo, creata per un programma che vuoi fare. Allora, ti faccio un esempio, guarda, è l'esperimento che faremo. Appena sì. verrete sì, voi sì, di HoloWeb, venite in TV. Gioco. Sì, il gioco, assolutamente. Hai capito? Sì, possiamo cioè, mettere roulette olografica, i dadi che girano. Io sono la conduttrice olografica, no? Sì, sì. Salve, è arrivato il momento di giocare con gli l'ologramma. Amici a casa. Rispondi alla domanda numero 1, 2, 3 o 4. Sì, sì, pressa, sì. Touch, tocca il tuo schermo e può apparire il risultato nell'immagine olografica. Hai capito? Certo, si può fare. Guarda, no, questa è una bellissima idea. Vabbè, quanto mi date per questa ovviamente idea? Ci dobbiamo mettere d'accordo assolutamente. Comunque la nostra azienda è visibile su holoweb.it. Ecco, è la nostra sede di Bologna, abbiamo una sede anche in Via Sciuti, dove facciamo la sede quella. Guarda che andiamo in tutta la Sicilia, quindi sì, sì, dire, sì. Ovviamente in tutta una sede solo in Sicilia per preso il solo a Palermo, sì, okay. Sì, sì. Poi bisogna andare a Catania, però sì, assolutamente inizieremo anche a fare dei piccoli show in diversi alberghi, ecco. Per attirare un po' di pubblico e far conoscere questo sistema, perché sì, molti ma tutto non lo sanno. Questo lo dobbiamo sperimentare in TV, capito? Assolutamente, perché così sì, poi siete più sì, veloci, sì, invece sì, che andare sì. a Catania basta che andate da noi. Noi faremo adesso anche la realtà aumentata qui nella nostra postazione, quindi vedrete delle cose allo stand? Sì, sì, vedrete delle cose che non avete mai visto, ci saranno animali. Dimmi quando tra un'oretta vedrete attorno, però si vedranno no, sui dispositivi prego. Comunque. Ah, ecco. Ti farò vedere un dispositivo e tu vedrai attorno alla nostra postazione un'infinità di personaggi, tutti animali. Virtuali. Personaggi, sono tutti in realtà aumentati. Mamma mia, ragazzi, adesso vedrete cosa succederà. Tony, tu fai le ultime cose perché tutti
conduttori spariranno. Non voglio togliere lavoro. Quelli del TG, quelli del Mattina Live, quelli di pomeriggio. Saranno tutti ologrammi, meno io, chiaramente. Volevi perché, rimanere in te. Io non devo. Assolutamente. Va bene, grazie Marco, Antonio. Grazie di tutto. Vi cedo la linea per il momento. Preparatevi perché andremo con le nostre telecamere da HoloWeb per vedere gli ologrammi per poter ovviamente godere di questa assaggiare la nuova tecnologia. Innovazione tecnologica. A voi la linea, ciao, per il ragazzi, momento ciao. Dalla Fiera del Mediterraneo, a più tardi. Ciao ciao a tutti, ciao.